Allora, faccio un video riepilogativo, perché magari a posteriore mi sono dimenticato di dire alcune cose. E quindi voglio fare delle piccole premesse, principalmente due. Allora, la prima è che cercherò di fare sempre video collezioni più brevi, che siano più godibili alla vista, quindi li editerò ovviamente, non farò come l'anno scorso che lo filmo e lo carico per intero, quindi lo farò sempre con una qualità decente, ovviamente. E come seconda cosa, invece, cercherò di farlo ogni anno, sia per una questione mia personale, per vedere la mia evoluzione come selezione degli acquisti, perché tra me dell'anno scorso, che ero ancora nella fase che compro anche senza sapere niente, principalmente a quest'anno che compro sapendo cosa voglio comprare. È un cambiamento che ho fatto perché mi stavo riempiendo di cose che sostanzialmente mi erano piaciute, ma erano anche dimenticabili. E quindi sto da qualche mese a questa parte facendo una cernita della mia collezione, quindi sto vedendo cose che non riesco a leggere nel breve periodo o breve medio periodo, sto vedendo cose che mi sono piaciute ma non tanto piaciute da tenere in collezione, vorrei avere una collezione più minimal, più di cose che se ce l'ho nella collezione consiglierei sicuramente. Quindi lascio anche in descrizione i miei profili eBay e Vinted, perché sono le due piattaforme che uso principalmente per vendere. E niente, queste qua sono le premesse che volevo fare. Quindi, ricapitolando, fare video più brevi e godibili alla vista, avere un memorandum dei miei acquisti e della mia collezione durante l'anno, durante i vari anni, e terzo, avere sempre una collezione più scremata di opere che consiglierei senza ombra di dubbio, quindi avere co una collezione dove dico: ah, c'ho questa opera X, te la consiglio sicuramente se ce l'ho in collezione. Quindi anche una riorganizzazione della libreria, di avere una riorganizzazione della libreria tra cose che ho letto e che consiglio a cose che sto leggendo e che devo ancora valutare. Quindi adesso vi lascio il video collezione e ci vedremo l'anno prossimo, molto probabilmente. Allora, iniziamo questo video collezione con Fullmetal Alchemist, un'opera che mi è piaciuta tanto, da una storia molto scorrevole alla lettura, interessante, che ti cattura sempre per tutti i 18 volumi, e un finale comunque che rispecchia l'andamento della storia, che non ho trovato buonista, come leggo spesso e volentieri come unica critica di quest'opera. A me è piaciuta tantissimo, c'ho 18 volumi, questa Ultimate Deluxe Edition, non so, come Ultimate Deluxe Edition, che a parte i primi due volumi che avevano problemi di rilegatura, il resto comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo a mio modo di vedere. C'è anche il character book con capitoli extra, non so ancora perché non ho ancora letto se sono canonici o meno. E in più c'è la steelbook che ho trovato su Vinted a un prezzo minore rispetto a quelli di copertina perché ha un piccolo difetto sulla scocca. Sotto passiamo a Banana Fish, ancora non ho finito di leggere. Ho visto l'anime che mi aveva convinto, non tutto, l'anime mi aveva convinto e quindi avevo deciso di recuperarlo. Avevo già deciso di recuperarlo dopo aver letto Our Little Sister e per adesso i primi tre volumi che sto leggendo veramente a rilento mi stanno convincendo, sicuramente lo finirò con la lettura e dopo vedrò che fine farà, se tenerlo o venderlo. E di fianco The Ghost in the Shell, che non mi ha per niente convinto, ho preferito di gran lunga l'anime, e più che altro perché ho trovato legnosa la narrazione di questa storia, non mi ha per niente attirato alla lettura. Disegni che mi sono piaciuti, sì, però oltre a quelli lì, anche
anche la storia, ovviamente, però non, nel complesso preferisco vedere l'anime, il film animato, rispetto a leggermi il manga. Con di fianco Gogo Monster che, come ho detto anche nei scorsi video collezioni, dovrei rileggere per capirlo appieno, visto che... Poi sotto, davanti c'è Macross 7 Trash Delta, che devo ancora leggere, che come detto l'anno scorso ho preso unicamente per le copertine che mi piacevano un casino. E dietro ci sono un sacco di buone iniziative, nel senso... Earth Gear, avevo preso il primo volume per la variant che mi piaceva, l'ho preso per solo per quello, l'ho letto, sì, ci sta, il secondo volume anche quello, però non penso di continuarlo, uno perché ho altre serie che sto continuando, che preferisco continuare quelle, e due perché probabilmente sarà una serie... piuttosto lunga, credo. Fianco Homunculus, che ai tempi avevo letto fino all'8, ho preso il primo numero per come se fosse un reminder, e sta lì. Sta lì, prima o poi lo recupererò. Lo finirò di recuperare. Lidl, stesso discorso di Homunculus. E invece qua i Cavalieri dello Zodiaco, i primi tre, non mi hanno totalmente convinto nel continuare il recupero. Attualmente ce l'ho in stand-by. Stesso discorso per Earth Gear, ma qua, a differenza di Earth Gear, i primi tre volumi non mi sono nemmeno piaciucchiati. Mi aspettavo molto di più, sicuramente ho un bellissimo ricordo dell'anime e non so, vedrò più avanti. Stesso discorso anche per Chūjin X. Niente di che per adesso, vedremo se continuarlo o meno. Nana, che sto recuperando dalla fine ai primi numeri nella Reloaded Edition, visto che mia sorella non mi vende la vecchia collection, però ho deciso di recuperare questo perché è un manga che mi è piaciuto particolarmente e sto cercando di recuperare in questa edizione. Blue Box dei primi due volumi mi sono piaciuti, siamo sempre allo stesso discorso degli altri, mi sono piaciuti, sì, probabilmente lo recupererò più avanti. Invece stesso discorso anche per Shadows House, sì, però boh, vediamo più avanti. Sopra uno, Buonanotte Pum Pum, stesso discorso per Homunculus, quindi è un reminder nel recuperarlo. E sotto due numeri di Windbreaker, non ne ho presi due, ne ho preso uno, mi cito la regular, che vabbè, ho detto, volevo provarci, ok, non mi è riuscito, va bene. Il secondo invece me l'avevo inviato con un pacco Vinted. Sotto ci sono tutti i numeri usciti finora di Detective Conan, della nuova edizione. E non penso di dilungarmi molto su Detective Conan, visto che è un manga che devi leggere così per com'è. Ci sono casi belli e casi brutti. Storia molto diluita tra... storia principale diluita, molto diluita tra i volumi. E niente, ce lo teniamo così. Che continuerò piacevolmente, comunque. Poi, prima opera di Kamimura che prendo, devo ancora leggerla, mi devo ancora approcciare all'autore. Non so se è la migliore opera per approcciarsi a Kamimura. Se quest'opera non mi piace o meno, le recupererò almeno un'altra per capire se l'autore mi piace veramente. Di fianco Helsing, che nel complesso mi è piaciuto, a parte i disegni caotici durante i combattimenti, a parte quel piccolo difetto. Nel complesso mi è piaciuta la storia, come si è sviluppata, come narra l'autore le vicende, nonostante nel complesso, se ci ripenso, non è che ci siano tutte queste grandi avvenimenti durante la storia, è comunque una storia lineare che adesso non so nell'arco temporale se sia successo in poche settimane, quindi comunque bel condensato, fatto bene. Sicuramente è un'opera buona, quello senza dubbio. Di fianco invece è un'opera che non è affatto buona, non mi è piaciuta, non l'ho nemmeno finita, ed è su Vinted. Dororo lo tengo unicamente per quello che rappresenta. Un'opera di Tezuka molto famosa, perché comunque diciamo che forse non è forse tra le opere più sue famose, però comunque è conosciuta come opera di Tezuka, però che non è un granché. Dororo
uno magari si aspetta parecchio, perché magari di Tezuka, a parte che Tezuka ha scritto tantissimo e tante opere sono anche dimenticabili, però lo lascio lì come simbolo non di un flop, perché comunque si fa leggere, ma di un'opera non eccelsa del maestro, come ce ne sono anche altre più avanti. Berserk, in questa nuova edizione che ho deciso di recuperare per rivalutare l'opera, per chi mi conosce sa che io dopo la Golden Age non è che abbia avuto parole dolci per quest'opera, visto che l'ho sempre definita come un'opera altalenante che non ha mai raggiunto i livelli del flashback, mettiamola così, e quindi vorrei riprenderla per capire se quelle mie opinioni le confermo, perché comunque se riguardano mie, sare, sono sempre state mie opinioni, oppure devo cambiare il mio giudizio su quest'opera. Di fianco un po' di opere di Taniguchi, partendo dall'Olmo, che non mi è piaciuto. Diciamo che tra queste opere, quelle che mi sono piaciute di più, a parte Il tempo di papà che devo ancora leggere, sono Blanca e Cainei Dei, che è un po' più avventuroso, diciamo così, mentre le altre, non è che. Sì, Allevare un cane mi è piaciuto, mi ha commosso, però non mi è entrato dentro, ecco. Tenko Concrete di Taiyo Matsumoto, l'opera sua che mi piace maggiormente. Dopo ci sono I Gatti del Louvre, che devo ancora finire il secondo volume, però anche questo si difende benissimo, soprattutto perché sono due volumi a 20 euro l'uno, totalmente a colori, e come rapporto qualità-prezzo è ottimo. Di fianco, arrivato ieri, Lo scontro quotidiano, attualmente qua provvisoriamente, perché non lo voglio mischiare fumetti col manga. Di fianco, ahimè, La grande avventura di Dai, che aspettiamo da dicembre notizie, aggiornamenti su quest'opera, se continuerà o meno, ma ancora niente. Di fianco Eden con l'Ultimate Deluxe Edition, Ultimate Edition, con quel che è, con problemi già dal primo volume, da qua, poi più capitoli, il 4 mi pare che abbia avuto problemi dei capitoli che devo sostituire ancora. E niente, l'opera, che anche questo qua avevo letto ai tempi, il primo volume, non mi aveva particolarmente preso e decisi di non continuarla. Voglio continuare a leggerla. Stavolta mi sta prendendo maggiormente, forse perché sono cambiato io col tempo, visto che quest'opera qua l'avevo letta nel 2014-15, non mi ricordo. Comunque parecchio tempo fa, e adesso mi sta piacendo di più. Sopra Dambien Pun, che devo ancora finire di comprare, sono il settimo volume su 10. Per adesso, per me, è un'opera non chiacchierata che merita di essere letta almeno. Le nostre tracce del tempo, come l'anno scorso, devo continuare di leggere. Il terzo volume non mi è piaciuto per niente rispetto ai primi due, e dovrei finirla, sì. Poi c'è Il mondo di Ran, che mi è piaciuto tantissimo. Rinnovi, che ho letto i primi tre volumi, è una storia con la lettura molto lenta, molto discorsiva, ma non mi aspettavo che fosse scorrevole, ecco, visto che si basa soprattutto su battute. È un manga comico che si basa soprattutto su battute e su doppi sensi, quindi ci sta che me l'aspettavo fosse così. E i primi tre volumi che mi sono piaciuti. Di fianco alcune opere della Yuko, che sono una miniserie e tre volumi autoconclusivi, quindi sono raccolti di storie brevi. E tutto mi è piaciuto di questa autrice, quello che ha disegnato e sceneggiato. C'è un'altra opera dove ha solo disegnato, ma non mi interessava recuperarla. Sicuramente, se porteranno altre cose, le recupererò. Di fianco, una delle mie opere preferite, Samidare. E
con Psycho Stuff che ho recuperato da un paio d'anni a questa parte, ma ancora non mi sono deciso a leggere. Di Mizukami vorrei recuperare anche Creature Arcane, vorrei recuperare anche Spirit Cycle, per vedere se rimane allo stesso livello di Samidare. Poi c'è A Silent Voice, e sono sempre stato curioso di vedere se, come nel film, c'è questo cambio di tematica principale dal bullismo a una storia d'amore, che nonostante il film nel complesso non posso dire che mi sia dispiaciuto, anzi mi è piaciuto abbastanza, è stato scorrevole, è stato godibile, però c'è questa piccola pecca che ma tutta che la tematica del bullismo viene totalmente accantonata per una storia d'amore, ma spero che si senta di meno nel manga, ecco. Poi sopra, Alita, nella Panzer Edition, che continuo a dire non consiglio perché per me non ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se dovete prendere un'edizione, prendete l'edizione in 9 volumi. Poi c'è la Deluxe Edition di Last Order, Aqua Knight, opera interrotta per fare proprio Last Order, che mi è dispiaciuta visto che per me aveva un ottimo potenziale come storia. Poi due spin-off, Ashen Victor e Alita Altre Storie, che si colloca tra la fine della prima e l'inizio della seconda serie, questa qua. E poi c'è Mars Chronicles, Alita Mars Chronicles, che sta uscendo il nono volume. Io ormai mi ero rassegnato pure all'idea di continuare in Scam, perché è veramente una cosa diluitissima, quindi aspetto che, non dico che finisca, ma che vada avanti con parecchi volumi. Poi ci sono altre edizioni di Elita, qua davanti c'era l'edizione inglese, ma anche l'edizione tedesca, ma quelle sono sfizi personali che dei malati di mente come me possono avere. E poi continuiamo con Matsumoto, Taiyo Matsumoto con Number 5, che ce l'ho da un paio di mesi, ancora non l'ho letto. Sunny, che è la seconda opera che mi piace di più di Matsumoto. Rispetto all'anno scorso, non vedete Ping Pong delle edizioni Ikari che ho venduto. Aspetto l'edizione in due volumi di J-Pop, almeno ce l'ho tutto unico con un unico editore. Poi c'è Disegna, opera fantastica. Probabilmente rientra anche nelle mie opere preferite, sicuramente. Golden Days, che vedete qua, bello fermo, dopo che ho visto che c'è un salto temporale, ho avuto il timore di continuarlo, quindi mi sono un attimo fermato perché opere con salti temporali, se non gestite bene, possono essere soltanto delle gran cagate, e quindi ho voluto un attimo fermarmi per poi continuarlo quando magari mi sento preparato psicologicamente. Che possa essere una gran troiata. Ecco. Stringimi di Mario Okazaki, come Sudore e Miele e Single per Sempre. Mi dispiace, ma non ho letto nessuna di queste, quindi vado avanti. La Corte dei 100 Denmi, i primi 5 volumi che mi piacciono. E sicuramente ci sarà da patire, oddio. Non è che se usciva un volume ogni 2 mesi, dopo quando siamo arrivati in pari, bisognava aspettare tanto, quindi sarà per persone dalla grande pazienza quest'opera, sicuramente. Ecco, altre opere, diciamo, mediocri rispetto a quello che ha fatto vedere il maestro Tezuka, partendo dal Principe Norm, i due numeri di Number 7 e i due numeri di Zero Man. Poi c'è Sanctuary, devo prendere ancora il sesto volume, opera che non mi aspettavo molto, molto, sinceramente non mi aspettavo molto e sono rimasto parecchio sorpreso positivamente da quest'opera, ma coinvolto tantissimo, ambientazione, disegni, storia, tutto bello, tutto bello. Sopra. Inio Asano con La fine del mondo e Prima dell'alba, che devo ancora leggere visto che ho preso due opere di Asano
primo try, mettiamolo così. Una è questa e l'altra più avanti la vediamo. Non so da quale due iniziare, sinceramente. Probabilmente da questa e poi le passerò all'altra. E con di fianco un volume dell'Uzumushi Collection che mi hanno regalato per questo che non l'ho fatto volare, cioè Delitto e Castigo di Tezuka. Anche questo è un'opera più che dimenticabile. Poi c'è Tabi di Akihirie, ancora non l'ho letto. Sono raccolte di storie brevi e sicuramente lo leggerò con piacere. Made in Abyss, che sono fermo ancora al sesto volume, visto che esce un volume all'anno, ho detto facciamolo continuare, facciamolo finire, dopo lo leggiamo. Critica di quest'opera, disegni per me sono belli, bellissimi, godibili, però sempre sui disegni c'è un piccolo problema che non si capisce una beneamata sega se c'è qualcosa di parecchio dinamico, tipo un combattimento, movimenti veloci. Perdi il filo degli avvenimenti mentre vedi quei disegni, non riesci a capire, almeno per me. È l'unica pecca che trovo questo manga. Di fianco Neon Genesis Evangelion, che boh, vabbè, cioè, non mi sta piacendo, ecco. Non mi sta piacendo, mancano tre volumi. Lo finirò. E dopo vedremo se finirà su Vinted o meno. Soul Eater, questo è lo stesso discorso degli altri volumi, tipo Cavalieri dello Zodiaco, Chunin X. Sì, ma non so se fare ogni mese la spesa di 13 euro per continuare un'opera che è ok. Cioè, non me la sento, ecco. Poi c'è Solanin, che, come ho detto, ero indeciso tra la fine del mondo e questo qua, se iniziare prima questo o quell'altro. Ancora non ho iniziato nessuno dei due. E ho sentito parecchi pareri positivi rispetto a Solanin, quindi preferisco iniziare dall'opera un po' meno bellina e poi passare su un'opera decisamente migliore tra le due. Poi c'è Fusebox nella sua edizione Variant, che è carine, sono storie brevi carine. Recuperata per la cover che è bellina, a mio parere, con questo disegno retro. E con di fianco Sayuki, che devo finire di recuperare, edizione per rapporto qualità-prezzo bruttina, perché non è un granché come edizione. La prima serie di Sayuki non è mai stata magari il pezzo forte di quest'opera. Già dalla seconda serie, se Dainit ce la riproporrà nella stessa edizione, la recupererò visto che è la parte migliore per me dalla seconda serie in poi. E vediamo. Sto supportando questo progetto proprio per vedere anche la seconda serie, la terza serie, il prequel. Vediamo se lo farà. Opera che tutti devono avere, visto che ci sono anche gli sconti Coconino di Osomaru Furuya, la musica di Marie. Bellissimo, opera migliore che mi ha fatto totalmente rivalutare l'autore, visto che non rientra tra i miei autori preferiti, anche se ho letto la maggior parte delle sue opere edite in Italia. Ma la musica di Marie è 3 volte superiore a qualsiasi altra opera che è stata edita in Italia, sicuramente. Star Blazer 2199, che ancora non ho letto. Kiseiju rientra tra le mie opere preferite, sicuramente. Sicuramente. Poi c'è Ikari Club, cerco un attimo di velocizzare perché mi sto rompendo anch'io le palle a fare questo video. E Ikari Club, che paradossalmente mi è piaciuto di più il prequel rispetto alla storia principale, ma nel complesso, beh, ecco. Di fianco c'è Pet, che ho letto e manca, si sente la mancanza del sequel. Quindi speriamo che porti anche sequel, ma anche se la vedo dura. Children of the Sea, che ho letto il primo volume, quando è uscita appena la ristampa, dove c'è stato il grande scandalo, ma c'è la pubblicità vecchia, gente psicopatica. E ho detto sì, lo recupero tantissimo. Non l'ho recuperato subito, l'ho recuperato tipo dopo un paio d'anni o un anno, non mi ricordo, e non l'ho mai continuato a leggere. Ultimo recupero,
cioè recupero recente, ho ripreso in mano Cesare, visto che è conclusa ormai, e i primi 7 numeri. Sicuramente lo devo rileggere perché mi ricordo sì qualcosa, ma non tutto, tutta la trama, quindi sicuramente è un'opera storica più accurata di molte altre rispetto magari, che ne so, un'opera che vedremo dopo, tipo Kingdom. Sono molto più accurate, molto, diciamo, molto meno romanzate, tra molte virgolette, non è un termine corretto dire che è meno romanzata. Però c'è dello studio, c'è della ricerca dietro a Cesare, che consiglio se vorrete leggere un'opera storica più accurata rispetto alla media. Our Little Sister, della stessa autrice di Banana Fish, che mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Infatti mi ha fatto decidere di recuperare anche Banana Fish. Devilman e Devilman, Kajimunogatai, che invito a recuperare e a chiedere magari a qualche casa editrice, tipo magari la Toshokan potrebbe, tra molte virgolette, portarla, o qualche altra, o Coconino stessa, che è un'opera che deve essere letta per capire anche le dinamiche della guerra in zone che non sono state minimamente toccate dalla guerra. Poi c'è Lacrime di Spine, che ho preso giusto per arrivare alla spedizione gratuita, che non ho letto. Eureka, dello stesso autore di Kiseiju, carino, ma questo qua è uno degli esempi di opera storica che non è per niente accurata. Però rimane comunque godibile. Ecco. Bus Gamer, dalla stessa autrice di Sayuki, che anche questo non ho letto. Reverse Hollow Man 1 e 2, che mi sono piaciuti, ma ho sempre procrastinato il recupero e probabilmente lo metterò insieme alle altre opere delle buone intenzioni. Ichi the Killer di Hideo Yamamoto, stesso autore di Homunculus, che sì, mi è piaciuto, però non mi è piaciuto così tanto come, diciamo, la massa lo definisce come piccolo capolavoro, grande opera. Mi è piaciuto, sì, malato abbastanza, sì, però non è quell'opera che mi ha fatto gridare al miracolo. Rispetto agli 8 volumi di Homunculus che ho letto, l'ho trovato 2 spanne sotto a Homunculus, Ichi the Killer, e sopra di Uzumaru Furuya, Happiness. Sotto, allora, c'è la variant di Guitar Shop di Tsutomu Takahashi, che io ho trovato soltanto la variant, non ho trovato la regola, quindi ho preso questa. E Mao Romi di Keitome, che dovrei leggere per rivalutare l'autrice. Ho letto Il silenzio degli innocenti, che non mi è piaciuto per niente, e quindi con quest'opera voglio rivalutare l'autrice. Dragon Gem, tutti i 16 volumi, aspettando che continui. Tokyo Esp, che ero nel mio periodo in cui volevo recuperare le opere che mi erano piaciute, anche quelle qualitativamente minori. A parte che anche quando era uscita era un macello per recuperarla, dal sito Panino si riusciva. L'unico modo per recuperarla era dall'usato e da Pop Store. Gli unici che potevano averli fisici, su Amazon, su Feltrinelli, su IBS, in fumetteria non riuscivano. Fumetteria, a parte che io qua non c'ho fumetteria, ma c'avevo un edicolante che fungeva da, e funge tuttora da fumetteria, ma è un'edicola alla fine. È stato un casino per recuperarla, quindi comunque me la tengo qua, ormai ce l'ho, me la tengo, non la vendo più. Poi sotto c'è Kingdom, che sto continuando sempre a rilento, se no rimango indietro con le altre letture. Tutti i 57 volumi, dovrebbe essere 50, 58. Sotto c'è Haikyuu, che ho messo in vendita visto che sono arrivato al 22° volume. Non mi ha attirato, cioè non mi ha Non mi ha messo la voglia di continuarlo a leggere, e ho deciso di venderlo. Carino, sì, ma per me dopo un po' sempre quella, non mi ha messo la voglia di continuarlo, ecco, quindi l'ho messo in vendita. Poi davanti c'è Hunter x Hunter, che ho deciso di rirecuperare anche quest'opera.
Di nuovo, tutti e 37 volumi, 37 vergognosamente in doppia copia, visto che dall'edicola aveva la variant, ho detto dammela qua. Sotto, Bentornato Alice di Coso, Oshimi, che ancora non l'ho letto. Poi 5 volumi, non tutti, delle prime uscite di Toshoken, di cui carino, questo qua è taiwanese, Yan, Great Tales, forse ho preferito sicuramente Yan rispetto a Great Tales, però come risvolti più interessanti, Great Tales potrebbe essere migliore rispetto a Yan, visto che Yan sono più che altro mazzate, uccidi, uccidi. E gli altri ancora non li ho letti, stavo per leggere I difensori del confine, ma ancora non ho un'idea, ecco, a parte che ho la biblioteca sotterranea tutta storta, vabbè, a parte quello. La nave di Teseo, che mi sono piaciuti i primi due volumi, però rientra nella categoria degli altri, carino, sì, ma ecco. Questo, veramente carino per adesso, i primi 17 volumi mi sono piaciuti parecchio. Mi ha fatto continuare la voglia di continuarlo, sicuramente. Un'edizione migliore rispetto a quella base di Star Comics, quindi lo continuo con piacere. Cosa che non so se continuare o meno è Bleach, primi 5 volumi che ho letto, di un noioso subatomico, cioè boh, noioso, noioso, noioso. Non mi sono piaciuti i primi 5 volumi. Dicono che parto dall'8, ma devo leggere e devo mettere all'interno anche i primi 8 volumi, che non mi sono piaciuti per niente, almeno. Poi di fianco c'è Pil di Mario Yamazaki, che ho preso all'outlet di Feltrinelli, ancora non l'ho letto. Mouse, uno dei miei fumetti preferiti sicuramente, ed Echo di Terry Moore, che no, 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 no. Vabbè, passiamo all'altra libreria per finire il manga e dopo passiamo anche ai fumetti. Allora, passiamo alla seconda libreria, all'altra libreria, con la lettera di Tanabata, stesso autore di Kiseiju, cioè Hitoshi Iwaki, che io avevo letto subito dopo a Kiseiju, aspettando un'opera simile, e invece non è stato così, è più mystery, horror sì, mystery, quindi è un po' più soprannaturale, tutte queste cose qua. E ero rimasto un po' deluso all'epoca, però ripensandoci bene, è una buona opera di per sé. Poi c'è Omega Thread, che ero curioso di leggerlo, ma siamo nello stesso discorso delle altre. Carino, sì, ma Delitto e Castigo, che sono rimasto deluso perché i primi 5 volumi sono stati fighissimi, ottimi, gli altri 5 un po' meno, ecco. Underground, stesso autore di cosa? La fortezza dell'Apocalisse, mi pare. Sì, non mi ricordo, comunque aveva un nome simile, anche di Orobi, quell'autore lì con i nasi lunghi, bisdonghi. E ancora non l'ho letto. Faust, altra opera che bisogna prendere per quello che è. Invece un'altra opera che mi è piaciuta tantissimo è La canzone di Apollo, che consiglio vivamente il recupero. Di fianco Are You Alice, un'opera che mi è piaciuta particolarmente, nonostante tra il nono e il decimo volume ripetano gli stessi concetti da due visuali diverse. E di fianco c'è Autossinofilia, che mi è piaciuta per la sua vena un po' cazzara, cioè non mi pare che sia un'opera che si sia presa sul serio sin dall'inizio, e mi è piaciuta di furia quest'opera. Piece of Cake, stesso autore di Dance Dance Dinosaur, che devo ancora leggere. Poi c'è Himitsu to the Top Secret, una scoperta piacevole, visto che l'avevo preso su consiglio di Max Ciotola, dicendo che era un'opera straordinaria. Sopra una raccolta di storie brevi di Eiji Matsumoto, che non ho letto, e di fianco un'opera dimenticabile di Jiro Matsumoto, Beckin in Mandara, ma beh. Sotto. Allora, sotto partiamo con I Miserabili, un'altra opera tratta da un romanzo come Delitto e Castigo, ma questa in particolar modo mi è piaciuta di più.
Nonostante i cambi di materiali, quindi ad ogni volume avevo un materiale diverso e questa cosa mi dava sui nervi, a parte quello, come opera, è un'opera che consiglio caldamente. Di fianco Carnival, che è stato un mio pallino per diverso tempo, volevo sempre recuperarlo, volevo leggerlo, volevo sapere com'era quest'opera. No, so che c'è un anime, però non l'ho mai visto. Quindi ho recuperato i primi 10 volumi, se mi piace recupererò anche gli altri. E La Farfalla Assassina, che era un'opera quasi mistica, visto che non era disponibile da nessuna parte, poi l'hanno ristampata, va bene. È un'opera di Yuka Nagate, stessa autrice di Gift, che prima ho letto i primi due volumi di Gift, il primo volume di Gift, per poi leggermi questa qua, visto che Gift mi era piaciuto, i primi due volumi mi erano piaciuti, ero rimasto entusiasta, come sono rimasto entusiasta di quest'opera, bellissima. Suicide Island di Koji Mori, ho letto sia questo che quasi tutto Holyland, e come dico sempre, mi piace di più Suicide Island rispetto ad Holyland. Poi i 3 volumi che ho trovato a 2 euro l'uno di Zelfie of the Ion e di Etuori di Hubblebutt, che anche quello ormai mi interessava leggerlo, visto che sto riscoprendo anche generi che mi sono sempre autoimposto come se non mi piacesse, tipo il fantasy, e ho scoperto che magari fantasy qualcosina riesco a leggere, ecco. Dietro c'è Rin, dello stesso autore di Beck. Quest'opera ancora non l'ho finita di leggere, sono rimasto al sesto volume, piacevolmente sorpreso. Davanti sono Doshiro. Io sono Doshiro, che ancora non ho letto, volevo leggere prima di magari di recuperarmi due come noi. Sotto Yokohama Shopping Blog, che ancora non ho letto, Drifting Net Cafe di Tsuzushimi. Opera che mi ha fatto rivalutare l'autore, avendo letto prima unicamente di Ushimi, Dentro Mari, che boh, personalmente non mi è mai piaciuto Dentro Mari, e grazie a questo ho cambiato idea rispetto a molti autori, e quindi ho recuperato anche altre opere che vedremo più avanti, che rientro anche tra le mie opere preferite. Poi c'è Mononoke l'imbronciato, che mi è piaciuto per adesso, se continua magari lo recupererò con piacere. Gift, come ho detto prima, sono rimasto entusiasta, quindi lo continuerò. Barakamon, bello sì, ma ecco, 2 volumi che vabbè. Le ragazze, allora, L'ultimo viaggio delle ragazze. Questo ho letto soltanto il primo volume. Non mi ha detto un emerito, cazzo. Ok? Ho sentito pareri molto positivi rispetto all'ultimo volume, e mi lascio il vuoto interiore, ma il primo volume non mi ha detto niente. I personaggi, i protagonisti mi stanno entrambe sui maroni in una maniera allucinante. Più quell'altra, quella mezza rincitrullita, svampita, mi sta sui maroni, e quindi non sono convinto nel continuare a leggere, ma lo leggerò giusto per capire se venderlo o meno. Colpo mortale di Jiro Matsumoto. Mi aspettavo poco dopo aver letto prima Back in Mandala, però una piacevole sorpresa, ecco, che mi ha fatto convincere nel recuperare anche Frisia, sicuramente. Ridendo tra le nuvole, so che è uscito il quarto volume, ma tanto prima che vada esaurito passa il tempo. School Live, anche qua sono rimasto molto sorpreso, visto che i primi 2 volumi di School Live erano introduttivi, lenti, noiosi, con capitoli autoconclusivi, che due maroni. Dal terzo in poi inizia a ingranare parecchio e mi ha colpito particolarmente, sì. Sicuramente una delle letture che preferisco di Goina. Un mondo senza uomini, messo in vendita. Via, brutto. Elk, l'altra lettura migliore che sto leggendo di Goen, sicuramente. Un'assenza di felicità, probabilmente lo metterò in vendita perché no, 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 non ci siamo.
Lunatic Circus il numero 1, ormai sta lì, per ricordo. Poi c'è l'Ultimate Edition, Deluxe Edition, non so come si chiama questa edizione qua di Dragon Ball. Questo qua di Fairy Tail, che ho perso il codice d'abbonamento, quindi non posso più disdirla. Non so come si recuperi, visto che non c'è un metodo per recuperarlo. Poi, uno degli ultimi arrivi, Kiss Him, Not Me. Fianco c'è il Sentiero dei Fiori, che avevo trovato i primi 12 volumi a tipo 20 euro. Ho detto, vabbè, prendiamo, magari mi piace. Ancora non so di cosa parla. Cold Game, probabilmente lo venderò. E come venderò anche La Nuova Vita di Nina. Adesso vediamo, faccio un mega bundle il mese prossimo, vedo, tiro le somme e inizio a vendere le cose che non mi sono piaciute. Hakaden, che anche questo ho trovato un bel bundle a pochi soldi e l'ho preso. Dopo vediamo se mi piace o no. Historie, che mi sta piacendo tantissimo, però siamo ancora fermi all'11. Poi c'è tutto Black Clover, quello uscito ovviamente. I 7 volumi di Claymore, che qua ci devo fare un piccolo appunto. Allora, io ho sentito già gente, già dal secondo volume, dire sì, mi ricorda Berserk, è un Berserk femminile. Non mi è sembrato un Berserk femminile nemmeno lontanamente, cioè sono due opere totalmente diverse. Berserk è un bel deep fantasy, deep dark fantasy, come cazzo volete chiamare. Qua di fantasy c'è veramente poco, ci sono questi Yoma, però oltre a quello non c'è nessun'altra caratteristica del fantasy. Ci sono mostri, che possono esserci anche in qualsiasi altro manga fantasy, tipo Black Clover per me è più fantasy rispetto a Claymore, ecco. Sono guerrieri, cioè sono guerrieri, sono organizzazioni che vanno in giro a caccia di queste cose, ma non c'è niente di, cioè, che ricorda il Berserk. Niente, nada, nisba. Boh, non so come dopo due volumi possono dire una roba del genere. Ecco, un'opera che mi è piaciuta tantissimo, rientra tra le mie opere preferite, I Fiori del Male. Non c'ho niente da dire. Qua sì, ci sarebbero altri manga, ma sono belli ma, ecco, sono quei famosi belli ma. Quindi posso dire che la collezione manga è finita qua, quindi passiamo ai fumetti. Quindi passiamo ai fumetti. Allora, lista della spesa. Ghost Money non l'ho letto, invece questo qua sì. Niente da perdere di Jeff Lemire, mi è piaciuto, però mi è piaciuta di più un'altra opera che riguarda temi familiari, di famiglie difficili, e questa è carina, però preferisco un'altra. Palestina di Joe Sacco nella sua special edition, che posso paragonare ovviamente con tematiche diverse, tipo di narrazione diversa, e visto che Mouse è quasi una è una biografia Mouse, nella prima parte almeno. E mentre questa è proprio un'autobiografia, un'auto esperienziale di Joe Sacco, che è andato direttamente in Palestina a raccontare le vicende della guerra. Poi c'è Monstress, che ho letto soltanto il primo volume per capire se mi piaceva o meno, visto che l'ho preso durante gli sconti Mondadori e Rizzoli, mi pare. E per adesso sì, però devo ancora valutare bene. Ecco, l'altra opera di Lemire riguardante tematiche familiari, tematiche difficili, famiglie difficili, insomma. Royal City, che mi è piaciuta di più. Gideon Falls, che ho preso l'anno scorso con gli sconti Bao, che ancora devo leggere. Descender, una delle mie opere preferite, supportata da un disegno di Dustin Nguyen che adoro. Come la seconda parte di Ascender, che è ancora in corso. Recuperato quest'anno, grazie agli sconti, Black Hammer, la serie principale, più tutti gli spin-off usciti al momento in Italia, visto che ce ne sono altri. Poi c'è Berlin, e dopo qua, aspettate, che stavo leggendo, c'è anche Blast, l'integrale, stavo leggendo questo, e c'è anche Mars di Mondadori Inc. Andiamo dall'altra parte. Poi c'è Fables
dall'1 al 15, mancante il 14, con Terra Obscura qua di fianco, che ho deciso a mio malgrado di vendere, visto che il 14° volume sono tipo 2 anni e mezzo che lo cerco. Ho trovato in diverse fumetterie, ho cercato online, mi hanno dato una falsa speranza IBS che mi aveva dato disponibile, l'ho preso dopo e mi hanno detto no, non è più disponibile, scherzavamo. E quindi a mio malgrado l'ho deciso di vendere. Aspetterò una Deluxe, una Absolute, quella che cazzo vorrà fare Panini con quest'opera. E niente. Poi qua, mannaggia che non si vede niente, perché si è spento con il flash, vabbè. Ma poi di fianco qua c'è Book of Magic e Black Orchid di Neil Gaiman. Oggi mi dovrebbe arrivare anche Stardust. E queste opere mi hanno convinto, piaciute, e vorrei recuperare Sandman, però vediamo, ecco. Di fianco alcune Absolute, tra cui Watchmen, V per Vendetta, quella del Cavaliere Oscuro, la prima e la seconda parte. Poi la terza parte ce l'ho qua nella Library Edition, lì, Black Library, quel cazzo come si chiama. Arkham Asylum, l'Absolute di The Killing Joke. E poi passiamo con le edizioni tra virgolette normali, con due omnibus dopo, di Arlene. Anche questa mi è piaciuta tanto, le prime due parti. La terza parte è molto beautifulata, ecco. Poi c'è l'omnibus di Scott Snyder, Grecapullo, che avevo nell'edizione Bonellide, però ho preferito prendermi questa qua. E l'omnibus di Doom Patrol, che devo ancora iniziare. Due altre storie di Gerald Way di Doom Patrol. Poi c'è Batman anno 1 che vendo, di Frank Miller, per prendermi l'Absolute. Poi c'è la terza parte del Cavaliere Oscuro, cioè Razza Suprema, quella meno bella della verità. Batman il lungo Halloween e Batman Vittoria Oscura. Joker e Batman i tre Joker. Sto speedrunnando perché mi sono rotto i coglioni. E Superman Stagioni, che è un ottimo starting point per Superman, visto che è un Superman è l'eroe che mi sta un po' più sui maroni, ecco. E quindi non l'ho mai voluto iniziare, però mi hanno consigliato questo ed era figo. E The Goon, i 5 volumi della prima parte. Poi c'è anche il reboot che Panini metterà come sesto volume dell'omnibus. Sempre di Eric Powell c'è Big Man Plants, una mini storia di un nano psicopatico. Death or Glory, che ho recuperato con gli ultimi sconti Bao. Gainst di Lawrence, sempre di Bao, che ho recuperato l'anno scorso. E come storia non è che mi sia piaciuta particolarmente, ecco. Disegni fighissimi, però storia. Arranchiamo. Zaya, che ho recuperato in 3 volumi, che devo ancora leggere. Lumina, anche questo che ho recuperato in 2 volumi, che devo ancora leggere. Metropolis, poi ci sono alcuni artbook di Splatoon, uno dei miei giochi preferiti, il 2, gli altri un po' meno. L'età dell'oro di Cyril Pedrosa, che ha avuto una conclusione come il primo volume, bello, ma Snowpiercer, che ho adorato, soprattutto per un finale che t'ammazza. Poi c'è Sergio Topi e Cesarde, che non ho letto, un altro artbook. La Vergine del Bordello, che ho recuperato negli ultimi sconti Bao. Hitler è morto di Asta, Star Comics, e devo prendere anche gli altri 2 volumi. Thorgald, i 4 volumi, devono uscire gli ultimi due, che non si sa quando usciranno. E poi c'è Don Rosa, Library Deluxe di Uncle Scrooge e Donald Duck, completa in 10 volumi, tutta bella storta anche. E poi ci sono la storia in 2 volumi di Filippi e Carboni. Di fianco il giardino d'inverno, che ho preso in un outlet di Tonue a tipo boh, 5 euro. AD After Death di Scott Snyder, alla storia e Jeff Lemire ai disegni. L'opera peggiore di Jeff Lemire che ho letto, Sentinel, e Saga in 3 volumi. Bene, basta, mi sono rotto le palle. Ciao!